in collaborazione con Buonasera, nuovamente insieme per parlare di pallavolo. Lo faremo anche a seguito di quanto accaduto sui vari campi, ovvero con Trento che torna capolista. È infatti arrivata la vittoria della squadra di Stoiacev contro quella di Lorenzetti davanti a un Palapanini completamente esaurito, 3-1 per il Trento, nuova capolista. Ne parliamo insieme ad Alessandro Lamantia, bentornato. Grazie. Mancavi da un po'. Abbastanza, però insomma è un bel ritorno, spero. Assolutamente sì, ci fa davvero molto piacere averti, perché poi c'è un bel evento che stai seguendo come Comitato Regionale Emilia-Romagna, dedicato agli arbitri, ma non solo, perché comunque quando si parla di formazione siamo tutti coinvolti, è un movimento che sta crescendo ed è giusto farlo con tutte le figure. Benvenuto alla presidente della FIPA Vadì Bologna, Rosario Palladino. Ciao Laura, buonasera a tutti. Ben ritrovato per la Zinella Paolo Penazzi, ciao Press. Ciao a tutti. Allora, andiamo appunto a parlare di quanto accaduto. Siamo a due giornate dal termine della stagione regolare, che come ben sapete significa chiudere al primo posto Champions League l'anno prossimo. Davvero quindi punti pesantissimi, le sorprese non sono mancate. Partiamo proprio ovviamente dalla big match. Sabato, davanti a un Palapanini completamente esaurito con tante ore di anticipo, Trento è arrivata. Buona, ha messo giù tanti palloni e si è messa a casa questo 3-1 che la riproietta in testa alla classifica. Questo denota un po' l'incertezza del campionato che abbiamo per tutte le puntate ricordato, e questo è un bellissimo momento di pallavolo, della pallavolo che si avvicina ai playoff, che sono poi il momento più importante della stagione. Questo risultato non deve sorprendere, perché in realtà sorprende il fatto che Modena in casa perda, ma non tanto che le due squadre potessero contendersi in una gara così appassionante, di così alto livello, un primo posto in classifica. Trento ha dimostrato di avere superato abbondantemente le difficoltà che l'hanno portata probabilmente a rimaneggiare un po' l'organico, pur mantenendolo di altissimo valore. E la testa della classifica in queste giornate dimostra appunto la qualità del gioco che esprime. Qualità che è stata sottolineata dallo stesso Lanza, che dopo che ha vinto praticamente la partita lui con gli ultimi due o tre punti anche difficoltosi, quando l'hanno intervistato dicendo beh però è stato un bel livello, lui ha detto ma cosa vi aspettavate, il meglio della pallavolo italiana, ed effettivamente non è falsa modestia la sua, ma veramente è stato una partita tra le due migliori squadre in assoluto, tra l'altro che se la giocano sempre fra di loro, perché Trento l'andata aveva vinto bene, poi invece c'era stata la rivincita di Modena nella finale di Coppa Italia, quindi questa era gara 3 da un certo punto di vista. E Modena devo dire che però l'ha abbastanza sprecata, perché io credo che Lorenzetti abbia fatto tremare i muri alla fine della partita, perché ricordiamo che Trento era scappata via 2-0, poi c'era stato il ritorno di Modena 2-1 e quasi 2-2 praticamente, sì, perché erano già belli avanti, quindi a un passo da arrivare al tie break, e lì c'è stato un paio di palle che se le fanno in prima divisione credo che succeda un macello, mia tua, boom, cade in mezzo, due cose incredibili, e quindi insomma le hanno ridato un po' su un piatto d'argento l'occasione a Trento, che non l'ha lasciato sfuggire, e credo che tutti i 5.000 del Palapanini non siano usciti molto contenti, però insomma questa... Però quando si vede un grande spettacolo così, 19 sì, punti però un grande per spettacolo Casinski, però in casa tua e poi perdi gli ultimi due punti così un po' regalati, era più grande spettacolo se arrivavano al quinto, insomma comunque lo spettacolo è stato più per fruitori esterni, chi ha visto la partita in televisione o in altre forme, che non per i modenesi stessi. Comunque veramente complimenti a Trento, soprattutto perché ha finito con opposto e palleggiatori italiani, Nelli e Giannelli, cioè veramente
chapeau perché fanno la linea vera italiana e quindi hanno veramente azzeccato anche l'idea così dell'organico. Ecco, da arbitri sedere su quel trespolo quando ci sono delle partite così, in preparazione anche, soprattutto ai playoff, credo che sia un'emozione anche per chi deve poi fischiare. Beh, assolutamente sì, sono esperienze che devo dire sono impagabili e indubbiamente il modo in cui ci si approccia a questo tipo di gare è per un arbitro di lunga esperienza come quelli che hanno diretto la gara è senz'altro molto molto rilassante, però devo dire indubbiamente qualcosa di particolare, sicuramente da provare. Assolutamente sì, appunto ci sono tante emozioni. Intanto Traia a questo punto è pronta a giocare le ultime due giornate sferrando l'attacco proprio a Modena, che paradossalmente forse peserà tantissimo i punti persi a Latina più che questi con Trento, perché rischia di chiudere al terzo posto la classifica, visto che poi il giorno di Pasqua c'è lo scontro diretto alla Pala Panini nell'ultima giornata di campionato, quindi appunto questo Modena Traia Macerata che chiuderà questa prima parte di stagione. E lì davvero bisogna non avere paura di tirare la palla per terra. Infatti Trea sta rosicchiando quel posto in classifica proprio in attesa forse di quella gara là che ritiene decisiva. Infatti, come ben ricordavi tu, l'importanza è arrivare primi al di là degli abbinamenti che seguiranno per i playoff, vale anche un posto nella Champions dell'anno successivo, quindi penso che a quel primo posto ci vogliano tirare un po' tutti e ci sono le condizioni perché chiunque delle tre possa raggiungere quell'obiettivo di fine stagione che si consuma nelle ultime due giornate, quindi lo rende ancora più avvincente questo campionato qualora ce ne fosse insomma bisogno. Ci aspettiamo delle belle cose. Poi hai notato che la Laura ha parafrasato la nota canzone, invece che dire sì, che non bisogna avere paura di tirare un calcio di rigore, tu hai detto che non bisogna avere paura di mettere la palla a terra, che in effetti nel nostro caso questa è la versione corretta. E quindi loro faccio tante ore di calcio, ma poi la prima passione resta la pallavolo. È stato un lapsus freudiano tu. Diciamo che sono tre squadre per due posti effettivamente, quindi no, che poi forse possono anche essere di più nel gioco dei playoff. Ma io credo che sia tutto un benessere per il nostro mondo della pallavolo avere un equilibrio così sovrano. Se fosse stata una classifica più sgranata, credo che sarebbe stato negativo, anche perché i quarti e quinti abbiamo visto che ormai sono Verona e Perugia, quindi si prospettano assolutamente dei Verona playoff. Verona che poi attende proprio Modena, quindi sì, anche saranno qui sicuramente uno spettacolone per tutti e devo vedere che in effetti c'è la pallavolo, non stiamo parlando proprio prima dell'inizio della trasmissione, magari non buca la carta stampata, però il video sicuramente lo buca, così come il web, così come il pubblico, quindi possiamo essere contenti del nostro movimento che avrà il culmine adesso nei playoff. Ecco Alessandro, abbiamo detto di questa Traia che è pronta davvero a giocarsi questa parte finale di stagione da protagonista. In realtà due settimane fa, quando è arrivata la notizia dell'infortunio di Baranovic, abbiamo tremato un po' tutti perché poteva dire stagione compromessa in maniera totale, al di là che Monopoli ha fatto bene, sta facendo bene, quindi un ottimo cambio e questo va dato merito a Stefano Recine e a tutta la società che comunque si è assicurato un giocatore che nonostante qualche primavera ce l'abbia, però riesce a sempre a gestire dei bei palloni. Chiaro che firmare Ricardinho non è proprio da tutti, se mai avevano dei dubbi di non volersi giocare questa parte finale, li hanno tolti. Beh, direi assolutamente sì, ma la bravura di una grande società come sicuramente quella di Stefano è anche quella di sapersi organizzare per i momenti difficili e questo è stato quindi sicuramente un ottimo lavoro da parte della società e sicuramente un ottimo risultato anche per lo spettacolo. Oltretutto nei playoff si sa già che ci sarà Molfetta, questa è un po' l'altra sorpresa di questa stagione, perché davvero bravi questi ragazzi che anno dopo anno hanno messo tanti mattoncini, sono lì adesso a giocarsi una seconda parte di stagione che poi chissà, nulla vieta di sognare fino in fondo, perché abbiamo visto che nei playoff purtroppo o per fortuna tutto può accadere. Almeno la prima gara, che è quella più importante, ma fa più sorpresa questo, ma ormai purtroppo ci siamo abituati l'assenza di Piacenza dalla finale dei playoff, sicuramente ormai era nell'aria, ma adesso c'è la matematica certezza che non riesca a entrare. Piccato, secondo voi fine di questa avventura solo nei playoff o davvero difficoltà? Questa è una domanda difficilissima. Poi credo che Molinaroli si sia
tolto dalla carica, ha dato le dimissioni. Oggi non abbiamo Marco Bergonzi collegato, quindi non abbiamo proprio le ultimissime, visto che ogni settimana ce n'è una nuova da poter raccontare. Ma chi le ha dati a se stesso le dimissioni? Appunto, guarda, è la stessa cosa che ho detto io con Marco. Sì, il presidente che dà le dimissioni a se stesso. Io ci ho provato i tempi di azienda, non sai che a dare le dimissioni, ma c'ero solo io. Se le riprendeva automaticamente. Mi dimettevo e mi ero costretto a rimettermi nuovamente. Ma però abbiamo sottolineato il fatto come, mentre nel calcio il Parma che ha dei problemi sbraga completamente, nella pallavolo Piacenza che ha dei problemi dignitosamente gioca, arriva un passo ai playoff, mantiene una linea di correttezza sia sportiva che direi anche economica, compatibilmente con di tutt'altro livello. Quindi speriamo che veramente ci siano tutte queste mezze cordate di cui si parla, qualcosa possa veramente aiutare, perché ce lo meriterebbe per quello che hanno fatto e per la serietà della persona che probabilmente ha abbandonato anche a se stesso, però riesce a comunque a comportarsi egregiamente. Proprio mi identifico anche, vedo il suo problema in prima persona. Per tornare invece a Molfetta, l'abbiamo visto poi in televisione molto bene anche l'ultima partita, che non vincevano 2-0, poi hanno reagito alla rimonta di Ravenna. Aspetta, abbiamo anche delle immagini, mentre tu parli chiedo a Lanza in regia se riesce a mandare le immagini della festa dei tifosi di sì. Molfetta, perché appunto ovviamente è arrivata questa grande soddisfazione. Sì, sono meritatissima, poi in anticipo chiaramente dipinto, lavorato egregiamente. Stavo proprio dicendo che non è un palazzo dei più esorbitanti, perché effettivamente è piccolino, però mi sembra che sia molto molto caldo e quindi se trasferivano anche a livello televisivo questo calore, pur non essendoci tutta questa chiaramente dose di pubblico enorme, però poi è una piazza importante nel senso che è piccola, ma si impegna veramente, è uno schiaffo morale per tante metropoli che non riescono a produrre la grande pallavolo. Qui parliamo di Molfetta e quindi tanto di cappello per quello che è stato fatto, e vedo che l'entusiasmo qui regna sovrano. Alessandro, ecco, da arbitri invece, come avete visto questa Superlega? L'anno scorso si è partiti con tante sogni, e adesso ormai siamo al termine di questa prima stagione, ce ne sono altre quattro poi alla fine per tirare un bilancio vero, però credo che sia già tempo di capire se la qualità del gioco è migliorata, è peggiorata. C'è chi dice no, sono andati via tanti giocatori importanti, quindi è diminuito il livello, poi però un giocatore come Riccardinho prende, torna, anche lui qualche anno ce l'ha, torna nel nostro campionato, sceglie il nostro campionato, evidentemente così scarsi poi non siamo diventati. Beh, i risultati parlano da soli, assolutamente sì, Laura, sono d'accordissimo con te. È indubbio che in campo comunque le qualità si esprimano, anche se magari con qualche primavera in più, ma assolutamente le qualità ci sono. È una Superlega che pur con questa nuova veste ha sicuramente saputo dare un risultato di gioco tecnico e di livello assolutamente di alta qualità. Senz'altro i risultati poi si continueranno a vedere anche in un futuro, però non c'è dubbio che le carte da giocare ci sono, e per quanto ci siano delle situazioni sicuramente di crisi, perché questo è il mondo che stiamo vivendo oggi, il mondo della pallavolo sta reagendo e sta reagendo secondo me alla grande. Sia a livello maschile che femminile, perché voi avete poi il polso su tutti e due i campionati. Beh, non c'è dubbio che il maschile, purtroppo i numeri che ha il maschile sono diversi, nel senso che il movimento femminile è un movimento senz'altro più vasto come numeri, come tesseramento, eccetera. Non c'è dubbio che comunque sia la qualità e il gioco stanno mantenendo un livello direi sufficientemente adeguato. E per fortuna, poi ritengo che i dati lo riescano a confermare, la qualità, come diceva anche Paolo, di molte società italiane sia quello di sapersi rapportare alla realtà delle cose, quindi come si direbbe, veramente tanto di cappello. Abbiamo parlato davvero di tanti temi, andiamo a sentire però dai protagonisti anche del campo, parlando ovviamente per primo con quello che ha espugnato il campo del Pallapanini, sto parlando dell'allenatore di Trento, Stojanovic, che davvero, credo anche con un po' di umiltà, Stojicev. Scusa, va bene. Ci siamo capiti, sente troppo calcio. Stojicev, andiamo a sentirlo perché ha commentato questa partita, questa vittoria per 3-1 di Trento a Modena. Qualche attimo. Serviva un energy impressionante per vincere questa partita, è arrivata una prestazione straordinaria, guardando anche solo all'ultimo set, non solo ai primi due o al terzo. Certo, oggi è una partita di alto livello, tutte e due squadre hanno giocato pallavolo veramente da alto livello. Sono contento di come abbiamo studiato e
e gestito la partita. I primi due set praticamente eravamo quasi perfetti a muro, spostamenti giusti, li abbiamo messi in difficoltà con la battuta e questo ci ha aiutato tanto. Il terzo set loro hanno ricevuto benissimo e da lì abbiamo avuto la difficoltà a fermarli, alcune situazioni a metà set perse e quindi set è andato male. Contento perché il quarto set punto a punto, sempre un punto dietro a loro, non abbiamo mai mollato la partita con la testa e concentrazione giusta, arrivare fino al fondo. Si è voluto anche la porta della panchina, ottimi gli ingressi di Giannelli e Nelli, hanno saputo tenere il sangue freddo. Di tutti che sono entrati oggi hanno dato una mano. So che tu non vuoi parlare ancora di vittoria della regular season perché presta, però questa è una bella vittoria anche in chiave playoff, avvicinandosi ai playoff. Ma la vittoria di sicuro è bella, soprattutto contro una squadra così forte. I punti sono importantissimi, ma non pensiamo per la classifica. Adesso subito dobbiamo prima calare l'attenzione, a riposare bene i giocatori e a pensare per Polonia. La dedica per la vittoria penso che sia per i tifosi che ti hanno inneggiato a lungo. Tifosi e anche il presidente, oggi anche lui penso che sarà contento. Grazie Franz Segala, l'addetto stampa, direttore comunicazione della Trentino Volley, per questa intervista. Andiamo appunto, non è stato un gran weekend comunque per Modena, perché ci dici i risultati concomitanti. Modena Calcio ha perso male contro il Vicenza Calcio, il Carpi per fortuna invece insomma qualcosa di meglio ha fatto, ma non sono considerati modenesi. Il Sassuolo ieri non è che proprio è andato benissimo ad Empoli. Le donne hanno perso a Busto Arsizio con Meglio Gio, quindi direi il fine settimana non un propriamente po' di rapiti le abbiamo avute. Però volevo dire, a proposito di questa intervista, avete notato che Stojanovic è l'ex portiere della Bologna attualmente. Paolo, tu sei quello, l'ex Bologna? Sì, no, adesso l'hanno dato in prestito da qualche parte, comunque non più neanche da Bologna. Ma stava parlando dopo che era stato espulso, perché gli ultimi punti lui è stato espulso per caso di rosso perché aveva protestato con gli arbitri a proposito di arbitri eccetera, forse aveva anche ragione, quindi, per cui è stato espulso, ed era lì tranquillo invece che stava parlando con sopra tutti i tifosi di Modena, da allenatore vincente in trasferta, espulso eccetera, sorridente, rilassato. Forse è capitato nel calcio, tipo so Benitez quando l'hanno espulso, che parlava con dietro i tifosi avversari, gli aveva detto di tutti i colori, sarebbe stato anche pericoloso restare lì sotto, invece lui da espulso, da vittorioso in trasferta, tranquillo, rilassato, chiacchierava con tutti i tifosi nemici, tra virgolette nemici, sopra i modenesi. Diciamo avversari. Avversari, sì, ha dato una prova di, come al solito, la pallavolo si distingue, non si gioca mai contro qualcuno, ma con qualcuno, perché in effetti questo è l'assioma di fondo, e quindi fa piacere vedere questo tipo di interviste, che non le hanno fatte blindate dentro a una stanzetta, eccetera, ma le hanno fatte lì belle alla luce del sole, con quello che era appena successo, insomma. Ricordiamoci anche che è spettacolo per tutte le varie componenti. Io sabato sono stato qui a Bologna, erano ospiti gli arbitri dei playoff, tutti i top arbitri insomma del campionato italiano, e ricordavo anche questo, che l'arbitro fa parte integrante dello spettacolo, e miglioreranno alcune situazioni di gioco che saranno ancora più puntuali, ci sarà qualche novità proprio da adottare nelle ultime gare dei playoff, e coglievo queste cose in questo momento di formazione che loro periodicamente fanno, sistematicamente ogni anno prima dell'inizio dei playoff, un appuntamento importante dove loro mettono a punto e affinano non tanto le tecniche, ma aggiornano sui regolamenti più recenti, sulle attenzioni che devono mostrare per queste delicatissime gare. Quindi entrano a pieno titolo, qualora uno pensasse che non facessero parte insomma dello spettacolo, ritengo che la figura arbitrale è una importantissima figura per tutto il mondo. Fra l'altro vantiamo di avere così insomma per come notizia di comune patrimonio, riferita anche da tecnici di diverso livello, i migliori arbitri internazionali o tra i migliori. Ma chi sono in questo momento, lo sapete, a livello internazionale? Arbitri italiani a livello internazionale? Beh, in Emilia-Romagna noi abbiamo tre arbitri e sono assolutamente un fiore all'occhiello, perché sono Rossella Piana, di Carpi, non di Modena, mi raccomando. Appunto, non è che... Giorgio Agnani di Ferrara e Omero Satanassi di Ravenna, quindi sicuramente sono esperienze di importantissimo livello, ma allo stesso modo sono portavoce di un modo di arbitrare di una
qualcuno prima di me, molto più importante di me, ci paragonava all'università arbitrale, il settore italiano, il settore ufficiale di gara italiano, e effettivamente sono portati su un palmo di mano. E i colleghi, fra l'altro, una cosa molto interessante è che i colleghi di fresca nomina sono altrettanto significativi come qualità e come esperienze. Recentemente sono stati due gli arbitri italiani, uno di questi che è Armando Simbari, attualmente residente a Milano, ma è nato e cresciuto, guarda caso, proprio in Emilia Romagna, a Piacenza. Giusto per ricordare anche l'amico Marco Bergonzi, che spesso partecipa alla anche lui poi al tesserino d'arbitro. Mm-hmm. Peraltro. Mi viene l'interista a me oggi, bro. Se tutto questo ha avuto, perché altrimenti sarebbe incompatibile. Ha avuto. Però vedi che ho ragione io, che in effetti la parola è proprio estremamente civile. Sì. Pensa, c'erano tutti i migliori arbitri italiani concentrati qui a Bologna, e non c'è stata nessuna sfilata di tifosi inviperiti, cori, eccetera, tutti belli liliani. Quindi vuol dire che peraltro credo che alla Pallapanini ci sia ancora, come c'è sempre stato, immagino che ci sia ancora quel meraviglioso cartellone che appunto incita ad accogliere anche l'arbitro come parte integrante dello spettacolo, perché senza l'arbitro poi in campo non ci si va. Certo. Questo è il succo poi del discorso. Però io un pelo li farei dimagrire, se posso fare una piccola osservazione. Sono tutti in perfetta forma. No, guardi, ce ne sono alcuni, ma sono alcuni che il look vuole la sua parte, quindi quando mettono quelle tutine bianche aderenti lì, effettivamente, ma è l'unico appunto che posso fare, perché per il resto, essendo che sono dotati di microfono, parlano veramente correttamente con i giocatori, in modo discorsivo, non sono autoritari, questo va riconosciuto, ma sulla linea, ecco, io qualcosa avrei da dire. Invece questa nuova... D'altra parte bisogna non prendere me come esempio, anche se io sono veramente... Io non faccio testa. No, scherzi a parte, ci sono delle norme a livello non solo italiano ma a livello europeo, proprio antisismiche contro il seggiolone. Certo. Quindi sono delle norme, certo, delle norme abbastanza rigide proprio sulla perché se no crolla il seggiolone. No, proprio perché... E come fanno a disattendere queste norme? Ci sono dei proprio perché, nell'ottica della presenza arbitrale come componente della partita, come componente attivo della partita, sarebbe veramente un'assurdità vedere quello che si vedeva una volta, l'arbitro che strabordava dal seggiolone. No, scherzi a parte, ci sono delle norme che vanno rispettate e sono puntualmente controllati tutti i colleghi di Serie A e di Serie B. Mi fa piacere saperlo, perché ho sempre invidiato gli abiti di calcio, che sono tutti infisicati, danno un bello spettacolo gli abiti di calcio. Mi fa piacere che dal pallavolo cominciamo a limitare. No, ma vi assicuro che già questo avviene da parecchi anni, non da poco, nel senso che loro, specie anche prima di questi raduni in occasione play-off, loro fanno nuovamente le valutazioni fisiche. Il peso, l'indice essere di in massa forma vuol dire corporea, dare una certezza anche di poter portare a termine la partita senza efficienza. Non è solo il fatto, perché è vero, non devi correre, ma comunque sono tre ore di impegno anche per chi è sul seggiolone. Ma ogni anno ci sono delle visite di controllo per il mantenimento proprio dello stato di forma, quindi questo è importantissimo ed è un aspetto molto sentito a livello, ripeto, non solo nazionale ma anche a livello internazionale, quindi massima attenzione anche alla performance fisica dell'arbitro, che è ugualmente importante come quella di un atleta. Andiamo invece a sentire il coach Lorenzetti come ha commentato la prova dei suoi, che allora sentire. Paolo, secondo te non è proprio andata no, come... No, secondo me è inviperito, però vediamo se lo dice. Allora, andiamo a sentire Angelo Lorenzetti, allenatore di Modena, che è da qualche settimana è Parma Reggio. Dopo la sconfitta a Latina inizia questo trittico per chiudere la regular season. Si parte sabato con Trento. Petri ci ha detto è come una finale. Sì, ha un punto di vista, nel senso che soprattutto per quel che riguarda l'accesso alla Champions, a cui noi teniamo, è sicuramente una partita molto importante. Per quel che riguarda i play-off è importante, però insomma è un'importanza relativa, perché insomma sappiamo che nei play-off poi dopo tutto si rimette in gioco. Ma al di là di questo è una bella partita che vogliamo giocare da protagonisti assieme a Trento, perché attraverso queste partite qui diventi più consapevole delle cose che fai bene, delle cose che devi migliorare e soprattutto dello stile più idoneo per giocare a certe competizioni.
Stiamo entrando nella fase davvero decisiva della stagione. Se dovessimo dare una percentuale, operazione sempre particolarmente difficile, non amata dagli allenatori, a che punto è la tua squadra da un punto di vista così proprio di amalgama, di squadra nel complesso? Ma per quel che riguarda il discorso fisico, anche tecnico, tattico, penso che insomma siamo a buon punto. Quello che dobbiamo fare è mettere queste componenti contro avversari forti, cosa che fino adesso il calendario ha dato un po' meno opportunità, nel senso che i ragazzi sono stati bravi a sfruttare le partite che tra virgolette dovevano vincere. Adesso sono arrivano avversari che sono molto forti e dobbiamo, come ho detto prima, mettercela tutta ma con la giusta serenità, perché insomma, solo stando in campo in certe manifestazioni tu impari. Questo qui è un qualcosa che noi dobbiamo avere chiaro in testa, non per calare l'aspetto agonistico che deve essere elevato, ma per essere umili, non presuntuosi e soprattutto non tesi, perché contro avversari forti, se tu giochi teso e preoccupato, sicuramente fai fatica. L'arrivo di Ricardinho Macerata cambia qualcosa? Ma questo non lo so, soprattutto insomma dà l'opportunità di fare un saluto a Michele, un saluto affettuoso, perché sono cose che capitano durante le stagioni, stavolta è capitato lui, però sicuramente ritornerà in forma, però è giusto che insomma mandargli un caro saluto, perché questo qui non è un buon momento per uno sportivo. Per quel che riguarda Riccardo, ha fatto i complimenti alla società che è riuscita a completare subito l'organico con un pezzo da 90 e soprattutto con un giocatore che ha uno stile di gioco molto simile a quello di Michele, quindi con diciamo, dei tempi di adattamento dei propri giocatori che saranno molto molto limitati. E poi c'è la soddisfazione per il campionato italiano, no? Che diciamo che è calato, però mi sembra che i giocatori quando possono vengono volentieri. Questo qui insomma è qualcosa che va di soddisfazione per tutti, soprattutto per chi dovrà giocarci contro, perché sa che, insomma, che questo finale di campionato è composto da squadre tutte forti. Chiederemo ai colleghi degli uffici stampa di farti ripreso un po' meno da mal di mare, perché questa proprio oggettivamente non era bellissima, quindi chiedo scusa ai telespettatori, ma era importante comunque darvi anche la voce di Angelo Lorenzetti. Buonasera al vice direttore di Sky Sport, dallarivoli.com, ovvero Lorenzo Dallari, ben ritrovato, ciao Lorenzo. Ciao Laura, buonasera a tutti, buona pallavolo a tutti quanti, cari amici. Lorenzo, stiamo chiacchierando di quanto accaduto nell'ultima giornata, partendo ovviamente dall'annuncio di Treia della settimana scorsa con il ritorno in Italia di Ricardinho. Scusa se mi viene da ridere, perché se penso a Riccardo, che ovviamente adoro e ho adorato come tutti quelli che amano la pallavolo. C'è un problema del tuo telefono o del nostro collegamento? Ci senti? Sì. Mi senti Laura? Sì, non è bellissimo come collegamento, prego Lorenzo. Mi senti adesso o non mi senti? Mi senti? Sì. Ok, allora dicevo, mi viene da sorridere se penso a Riccardinho, che adoro come tutti quelli che amano la pallavolo, perché il suo è volley champagne, quello che ha sempre giocato, perché ha detto che adesso sta lavorando con un dietologo, e te credo, nutrizionista, chiama come ti pare, perché quando l'ho visto all'Olimpiade, soprattutto con la maglia nera, faceva veramente impressione. Perciò è meglio che si metta un po' in forma il ragazzo, perché già sa 40 anni, un po' fa il presidente della sua squadra, se poi rimane sovrappeso, cioè speriamo che... Ho visto l'ultima foto, forse una decina di chili ha perso rispetto a Londra, però è un grande giocatore e sono convinto che farà bene. È vero che però insomma Monopoli sta facendo bene, quindi abbiamo detto prima complimenti anche a questo giocatore che si è fatto trovare pronto nel momento della necessità. Coach Giuliani davvero è una squadra, possiamo dire, completa? Assolutamente no. Allora, ha la squadra sicuramente più completa, sicuramente più forte, soprattutto se tutti i giocatori giocano come sanno e come possono. Mi riferisco soprattutto ai laterali, che non sempre quest'anno hanno garantito un rendimento costante. Nessuno dei tre, perciò Kurek, Kovac soprattutto,
tanto deficitario anche in eccezione, e anche Parodi. Però la squadra è fortissima, i centrali sono bravissimi, i liberi sono di livello assoluto, perciò la squadra è sicuramente la più forte sulla carta. Poi sul campo vediamo che lì c'è chi è poco accreditato, meno che da noi all'inizio dell'anno, cioè Trento, è prima in classifica. E chi aveva detto che Kasinski fosse un giocatore ormai sul verde del tramonto, noi abbiamo sempre affermato il contrario, è stato smentito. Domande per commenti da fare con Lorenzo? Paolo Penazzi, pronti no, per te? La domanda è alza la voce perché abbiamo sentito poco, ma no, sto scherzando, ciao Lorenzo. No, chiedevo un tuo parere, un tuo augusto parere sul fatto della prestazione europea delle nostre squadre, che è stato un po' a luce e ombre, chi è arrivato in finale, chi no. Dacci una tua visione. Beh, devo dirti, ciao Paolo innanzitutto, devo dirti che rispecchiano un pochettino quello che è il livello in questo momento della nostra pallavolo. Perciò niente Champions League in campo maschile, fuori Perugia all'ultimo atto pre Final Four di Berlino che andrà in scena nel fine settimana. C'è invece Busto Arsizio tra le donne, mi auguro ovviamente che faccia bella figura, però non credo che sia in grado di poterla vincere la Champions. In campo maschile abbiamo due formazioni impegnate in semifinale. Per quanto riguarda la squadra di Trento, ci sono buonissime chance perché possa arrivare a giocarsi l'atto conclusivo, credo, contro la Dinamo di Mosca. Adesso gioca contro il Kaszczyn, la squadra polacca, dove andrà a giocare Kurek. Mosca invece se la vedrà con il Lennik. E poi c'è Ravenna che gioca invece in Challenge Cup, Trento in Chess Cup e Ravenna in Challenge Cup. Mercoledì prima sfida in Portogallo contro il Benfica, e poi se la spunterà con la vincente tra Minsk, squadra bielorussa, e il Vojvodina Novi Sad. Devo dirti, per obiettività, un po' poco rispetto a quello che era lecito aspettarsi, rispetto a quello che è la potenzialità del nostro campionato, ma questa è la realtà e perciò dobbiamo far fronte a quelle che sono i fatti. Altre domande per Lorenzo? Vado io con l'azzurro, perché Guantoregna potrebbe essere tra i convocati di Mauro, giusto? Allora, cara Laura, ne abbiamo parlato... Leggo il tuo editoriale, vedi? Ne abbiamo... brava. No, era ovviamente, vi ricordo tutti i giorni aggiornatissimo dalla rivoli.com con non solo la parte tecnica con i risultati, ma appunto tutto quello che concerne il dietro le quinte del nostro movimento, con tanti inviati prestigiosissimi, non solo colleghi, ci sono anche allenatori e giocatori pronti a firmare per il portale di Lorenzo Dallari. Prego Lorenzo. Grazie dello spot, cara Laura. Allora, ne abbiamo parlato tanto in passato, proprio nella tua trasmissione. Sinceramente io credevo che già dopo Londra Guantoregna potesse vestire l'azzurro, ne avevo parlato anche con Berruto, e poi è stato un po' lui a porre eccessive condizioni in merito al suo eventuale approdo in azzurro. Soprattutto era stato esplicito quando aveva detto: io, attenzione, se vengo a giocare con la maglia dell'Italia non scenderò mai in campo contro Cuba, e direi che questa è una bella limitazione in qualsivoglia manifestazione. Sono molto contento del fatto che comunque la trattativa vada avanti, perché se c'è un problema manifesto della nostra nazionale sicuramente in questo momento è la carenza a livello assoluto, la competitività, la potenzialità dei posti 4. Direi che in questo modo si colmerebbe bene il problema, lo si risolverebbe nel migliore dei modi, perché Guantoregna è uno che fa assolutamente la differenza, e così avremo anche Zajc che torna a fare l'opposto, ruolo che lui vorrebbe ricoprire e non vorrebbe giocare da schiacciatore. È chiaro che in un anno molto importante come quello che ci attende, più o meno Guantoregna, devo dirti Laura, c'è una bella differenza. Allora, intanto Lorenzo, la settimana scorsa non siamo riusciti a collegarti, ma avevamo Cavanna, ospite di Top Volley, che ha annunciato che ha rinunciato alla sua nazionale perché è pronto a prendere il passaporto italiano, quindi chissà che magari in un futuro si possano aprire le porte anche per lui, per i nostri colori. Nessuna considerazione da fare, Alessandro Rosario? Io volevo semplicemente salutare... Alessandro Mattia, responsabile della scuola arbitri dell'Emilia Romagna. Ciao Lorenzo. Volevo semplicemente ricordare a tutti che Lorenzo sarà ospite a Bologna proprio del corso dirigenti per periferici del settore ufficiale di gara il 26 di aprile, e il 12 di aprile sarà ospite anche Rosario in questa cornice, diciamo così, di novità, di cui poi magari più tardi parleremo con calma. Ciao Lorenzo.
un piacere, sarà un vero piacere. Lorenzo, ti sentiamo sempre peggio. Sta scappando, secondo me. In fuga. Ci senti, Lorenzo? Sì, ti sento benissimo. Vai pure. No, sono molto contento di venire a Bologna e parlare di pallavolo con degli amici. Cercheremo di declinare il verbo anche in campo del relativo alla comunicazione, perciò voglio dire, possiamo parlare del nostro sport preferito nella sua essenza, nella sua esplicitazione, e perciò sarà, mi auguro, una bella giornata, come sono state belle fino ad oggi tutte quelle che sono state organizzate da voi. Complimenti. Allora Lorenzo, però ci sono altri due temi rapidamente da toccare con te, intanto perché siete stati premiati come Sky Sport in un evento molto importante, quindi a dimostrazione sempre dell'impegno che mettete non solo nel mondo dello sport. Devo dirti, cara Laura, che potrei passare il tempo andare a ritirare dei premi per Sky Sport, però dovrei anche lavorare, e perciò cerchiamo anche di fare delle scelte. No, siamo molto contenti perché, ad esempio, in questo caso qui a Roma si parlava della qualità dei servizi, della qualità delle immagini, l'Italian Sport Trade Award, e perciò è stato messo in evidenza il fatto che, insomma, la nostra cura dell'immagine nei promo, nei servizi è particolarmente ricercata, e perciò questo riconoscimento ma soprattutto ci ha fatto come televisione, come gruppo nazionale, produttivo, registi, insomma la nostra è una grande famiglia, siamo in più di 500, ovviamente è stato un premio per tutti quanti, perché in effetti devo dire che i ritmi sono veramente difficili da sostenere, però ogni tanto ti danno qualche soddisfazione, siamo tutti contenti. Rosario, Paolo, Alessandro, prima di salutare. Allora, vorrei chiudere con te perché domani è una giornata molto importante per la pallavolo italiana, oltre che per lo sport. È il terzo anno che ci ha lasciato Vigor Bobolenta, io ho i brividi tutte le volte che ne parlo, quindi portate pazienza se mi emoziono. Quindi Lorenzo, credo che sia giusto appunto ricordare questo amico che ci ha lasciato tanto presto. Ci sono sempre 5 bimbi con Federica che salutiamo, a loro va il nostro abbraccio, però lascio a te il ricordo di Vigor. Vigor era un gigante buono, era l'amico che tutti noi avevamo il piacere di avere, era una persona solare, sincera, spontanea, trasparente, tutte qualità piuttosto rare, soprattutto di questi tempi. Era, e non voglio sconfinare il campo della banalità, era una brava persona. E oggi io ne conosco tante, ma non ne conosco tantissime. Vigor era uno straordinario giocatore, un amante della pallavolo, un amante di sua moglie, che è stata una pallavolista di buonissimo livello, dei suoi figli, uno purtroppo non l'ha nemmeno conosciuto. Il piccolo Andrea, che è nato in ottobre, appunto Vigor invece è mancato il bovo il 24 di marzo. Esatto, e perciò insomma siamo consapevoli del fatto che ha lasciato un bel fardello a sua moglie, e che ha lasciato però anche tanto affetto, tanta spontaneità. Ecco, Laura, quello che mi colpisce quando penso a Vigor e quando partecipo ad alcune delle iniziative che vengono ancora organizzate per lui, presentazioni di libri, partite, di diversi sport, è proprio la partecipazione spontanea, sincera e simpatica di tutti con il sorriso sulle labbra. Vuol dire che lui ha lasciato veramente un bel ricordo. E nei tempi del mordi e fuggi, dove tutto ha lo spazio di un tweet e perciò ci si dimentica di tutto e di tutti in un nanosecondo, questo credo che assuma un valore assolutamente particolare. Perciò e quindi il nostro abbraccio per questo cuori. Di Lorenzo va proprio alla famiglia Bobolenta e al Bovo. Lorenzo, grazie, ti ritroveremo lunedì prossimo per farci anche gli auguri di Pasqua, però visto che vieni a Bologna per gli arbitri, prima o poi dovrai venire anche per Top Volley. Ormai non promesso, so più come fare ad invitarti. Promesso che vengo, Laura, promesso. Ma lui viene per saluto i tortellini a Bologna, non viene per gli arbitri, secondo me. Non ho capito, Paolo, cos'è. Vieni per i tortellini a Bologna, con la scusa degli arbitri, tu. No, io vengo per la festa dei 150 anni della Zinella. Il trentesimo dello scudetto, il 21 maggio, sei già invitato. Ah, ti dai lo scoop così? Non la fai prima della Italia-Serbia, allora? No, dovremmo aspettare la data storica, eh. Ah, va bene, 21 maggio, allora iniziamo a parlare nel scudetto della Zinella. Tanto grazie, Lorenzo Dallari, dallarivolley.com e Sky Sport. Tutti i giorni appunto aggiornato il portale web. Lorenzo, grazie, buona settimana.
Ciao, ciao, un abbraccione a tutti, un bacio Laura, ciao ciao. Noi invece ci fermiamo un attimo, spazio alla regia, andiamo qualche attimo in pubblicità, poi torniamo a parlare di pallavolo, anche con questo discorso legato alla formazione degli arbitri che poi riguarda tutto il nostro movimento. Nuovamente insieme per continuare a parlare di pallavolo, appunto abbiamo ricordato di questo appuntamento che il Comitato regionale, forse è l'unico in Italia. È assolutamente il primo e per il momento l'unico in Italia. È stata un'iniziativa che la Scuola Regionale Ufficiale di Gara ha piano piano fatto maturare nel corso del tempo e quest'anno è riuscita, ovviamente con la collaborazione del Comitato regionale, a mettere in piedi. Si tratta di un'attività di formazione specifica non tanto rivolta agli arbitri quanto ai commissari provinciali e ai dirigenti del settore. Ecco perché la sua unicità. Nel senso che come gestori di risorse umane la Scuola regionale ha pensato di investire parecchio proprio sulla formazione a livello, non voglio dire manageriale perché sarei davvero troppo presuntuoso, ma comunque a livello particolarmente approfondito, dicevo, dei dirigenti del settore. Ed è un'iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo e anche interessamento da parte di altre regioni proprio per la sua proposizione. È un obiettivo che ci poniamo è quello di cercare di trovare la giusta quadratura del cerchio per quello che è tutto l'aspetto di supporto, di crescita, di conseguenza di reclutamento e di mantenimento di tutto quello che è il gruppo arbitrale, a partire dalla provincia, che è quello dove è il, diciamo così, è l'ambiente in cui noi operiamo principalmente, e poi questi ragazzi dovranno piano piano crescere e diventare, ci auguriamo tutti, arbitri ai massimi livelli. No, hai parlato giustamente di commissari e di dirigenti, visto che normalmente si parla di arbitri ed è quello che vediamo sul seggiolone, qualche anno fa c'era il guardalinee, però per noi la figura arbitrale è quella. Andiamo quindi a casa a spiegare che cosa e da chi è formato il settore arbitrale, perché magari appunto ci sono delle figure che lavorano più dietro le quinte e non tutti conoscono. Assolutamente, infatti proprio era questo l'obiettivo, nel senso che il gruppo arbitrale è coordinato da una figura che è appunto quella del commissario, che non è di fatto nient'altro che un dirigente federale che si occupa di gestire il gruppo arbitri. E spesso e volentieri è arbitro anche lui o è stato arbitro. E questo è il suo compito più importante, gestire la risorsa umana. E gestire la risorsa umana deve essere fatto assolutamente in maniera professionale e questo, ripeto, è l'obiettivo che noi ci poniamo. E poi ovviamente, come dicevo prima, Rosario, che è qui a fianco a me, che sarà uno dei due relatori al prossimo incontro che abbiamo in programma il 12 aprile. Due o tre ci sono già state due? Due, il primo c'è stato l'8 di marzo in occasione della festa della donna e la scelta non è stata assolutamente casuale. Sono intervenuti il presidente del CONI Umberto Suprani e il ex arbitro di un certo peso, ex arbitro internazionale, non del peso di cui parlava Paolo ma di una certa livatura. Umberto non ce ne volere, però insomma. Un saluto a Umberto ovviamente, e dicevo, assieme a Umberto c'era anche Domenico De Luca, che è l'attuale coordinatore del settore nazionale. Invece proprio ieri c'è stato il secondo incontro a cui hanno partecipato Massimo Righi e Marco Gaspari come relatori. Hanno affrontato, diciamo così, piano piano, più nel succo del discorso, il tema di gestione delle risorse, comunicazione, gruppo. E questo è
quello che quotidianamente i gestori del gruppo arbitrale devono fare: gestire un gruppo, reclutare, formare e far crescere. Ma intanto andiamo a parlare di che numeri muoviamo a livello di arbitri, sia a livello provinciale con Rosario, più o meno? Da noi c'è da distinguere tra quelli in attività e quelli che sono comunque tesserati, un'ottantina circa di arbitri di livello diverso dalla Serie A ai campionati provinciali. Perché dentro questi il primo anche campionato, che sia Andrea, che sia di categoria, certo. Dove arriva la figura arbitrale, dove viene mandato l'arbitro? Tieni conto che eccetto l'Under 13 e la 14, noi poi riusciamo a coprire anche le altre campionate. Quindi in un weekend avete ciò che sono numeri pazzeschi di partite, sì, da coprire. Nel corso dell'anno sono migliaia di partite, quindi ogni fine settimana, nei momenti clou, ci possono essere anche una quarantina di partite per fine settimana. Tenendo appunto conto di quando Serie A, ci sono tutti, certo, ci sono tutti i campionati in corso, le prime, seconda e terza divisione femminile, prima e seconda maschile, qualche campionato di categoria, quindi si va presto a fare quei numeri, laddove poi si consideri che ci sono anche da garantire in alcune situazioni il primo e il secondo arbitro, i numeri diventano alti e grazie alla disponibilità di molti, perché il lavoro è anche complesso a livello provinciale, talora si deve fare fronte nell'arco della stessa mezza giornata a più incontri, tra volte si fa anche la tripla cosiddetta, si vanno tre campi consecutivi nel il primo pomeriggio, metà pomeriggio e il turno serale. Qualcuno scappa per andare a fare anche i campionati regionali, quindi c'è un movimento corposo, insomma, di numeri. E con la scuola arbitri sempre aperta, comunque i corsi sono la scuola arbitri abbastanza frequenti, insomma, non è che ce n'è, sì, uno ogni tre anni. No, per fortuna la scuola arbitri, diciamo, è un po' più lesta. Esatto. Scherzi a parte, sì, le iniziative della scuola sono numerose, a parte il corso per dirigenti che è il fiore all'occhiello di quest'anno, però la scuola da ormai tre anni puntualmente organizza corsi di alta qualificazione in occasione di tornei specifici e incontra gli arbitri regionali e provinciali per specifiche sessioni di corso più volte l'anno, quindi diciamo che il gruppo è abbastanza nutrito. Per dare dei numeri, da che età si può iniziare ad avvicinare al mondo arbitrale? A 16 anni e si può già essere tesserati come arbitri, quindi sicuramente lo spazio c'è, anche perché il percorso per la, diciamo così, la carriera arbitrale è un percorso in cui i giovani sono assolutamente favoriti, come peraltro è ovvio, credo che tutti quanti siano d'accordo con me, è giusto che sia. Spazio ai giovani, quindi sicuramente per loro c'è una grandissima prospettiva quando si avvicinano al nostro mondo. Paolo, hai ancora possibilità di prendere il tesserino d'arbitro, vedi, quello che ti manca, quindi pensaci, perché magari chissà. Un over. Sì, io vivevo con un certo distacco questi discorsi, perché effettivamente dico, ma se abbiamo uno giovane facciamolo giocare, mica facciamolo arbitrare, però a parte le battute ci sta benissimo, in effetti, cioè, è necessario, perché quando dice Rosario che ci sono 50 arbitri ogni weekend che girano, effettivamente ci vuole anche che ci sia l'allenatore degli arbitri, come stava dicendo lui prima, quindi capisco benissimo che è uno sforzo disumano, noi da fruitori la viviamo soltanto, ma che ci ha mandato oggi, vediamo se è in gamba o no, eccetera, quindi c'è un rapporto un po' più distaccato, invece credo che questi corsi che vengono fatti anche per la comunicazione, sembrava di capire, credo che favoriscono anche l'interazione, perché quello che manca in altri mondi è proprio questo rapporto diciamo di arroganza che ha l'arbitro nei confronti dei giocatori. Credo che invece nella pallavolo, come dicevo anche prima, ci sia più dialogo, che è molto importante, dialogo, spiegazioni, poi adesso con tutti questi video check da tutte le parti è quasi in automatico. Comunque credo che sia la cosa più importante parlarsi, perché nel bene e nel male imporre una decisione è, credo che sia sempre sbagliato, spiegare una decisione credo che sia corretto, anche perché stiamo parlando di fruitori in gamba come i giocatori di pallavolo, che hanno un'intellettualità notevole, quindi accettano, non vedo molte scene di giocatori inviperiti eccetera. E tra l'altro vedo anche un livello arbitrale, l'ho detto anche in altre puntate, nettamente migliorato. Io vedo la mia squadra di Serie C o le giovanili e c'è veramente un buon livello di crescita, quindi nel complesso, pur non prendendo io la tessera, apprezzo questo mondo, insomma. Visto che abbiamo
parlato di giovani, facciamolo per ricordare che ieri si è conclusa a Cesenatico l'edizione 2015 della Boy League, proprio i nostri giovani, quelli che fra qualche anno vedremo protagonisti dei nostri campionati. C'è stata la vittoria di Padova, che si è aggiudicata il titolo per 2-0, 25-18, 25-23 i parziali, battendo in finale i campioni uscenti di Castellana Grotte. Per quanto riguarda la nostra regione, terzo posto, quindi medaglia di bronzo per Ravenna, che poi è allenata, non me ne vogliono gli altri, però da Andrea Fortunati, eravamo alle superiori insieme, quindi c'è un bel legame che ci unisce con Andrea Fortunati, quindi complimenti a lui e alla sua squadra. È tornato dopo tanti anni in Sardegna, ha preso in mano questa formazione Under 14 di Ravenna, che si è imposta peraltro su Trento per 2-0, quindi due giorni di grandissima pallavolo a Cesenatico, che poi ospiterà anche il trofeo delle province, nuovamente confermato anche quest'anno fra un paio di mesi. Sì, è un impegno ormai tradizionale, quello di maggio, con il trofeo delle province, che raccoglie appunto le formazioni provenienti da tutti i comitati periferici della nostra regione e che raccoglie non solo la pallavolo indoor, ma anche quella del beach, trovandoci al mare nella quindi collocazione più congeniale per questa disciplina, e soprattutto è una vetrina importante per tutti quegli atleti che si sono messi in mostra nel corso della stagione, che saranno di prospettiva, di interesse per i selezionatori e non soltanto per i selezionatori della provincia, ma da lì attingono anche per la selezione regionale, che dopo è un appuntamento più importante che avviene in seguito. Insomma, sono queste piccole nazionali di ogni provincia che mettono appunto in gioco le abilità di questi giovani atleti in un luogo deputato anche al convivio, allo stare insieme, al passare insomma delle giornate spensierate poche, sono due giornate, qualcuno si arriva la sera, quindi anche la terza giornata del venerdì, che è propedeutica all'inizio delle gare del sabato e della domenica, ma che serve a fare gruppo. Questa è una cosa importante nel nostro sport, il gruppo, come l'abbiamo ricordato in più circostanze, è importante, perché questo è il nostro, è il vero sport di squadra, quindi anche questo fa parte dello sport di squadra, dell'essere sport di squadra. Allora, visto che le sport di squadra parlano anche dei nostri giovani, quindi fra un attimo parleremo anche delle nostre serie B, lo facciamo però intanto andando a sentire quello che è il giocatore che abbiamo più nominato questa sera, ovvero Riccardinho, che è tornato, l'ha fatto a Treia e l'ha fatto soprattutto commentando questa vittoria di Treia a Latina di ieri. Un esordio positivo, no? Anche se parzialmente hai giocato questa partita, ma è arrivata una bella vittoria qui a Latina. Sì, grazie, è stata veramente una partita dura, una partita difficile. Complimenti a Nati, che ha fatto ancora un'altra bellissima partita. Io cerco di aiutare il massimo, capito? Non sono appena arrivato, piano piano ci arriverò. In Radio Cronaca l'ho chiamato Natalinho. Sì, sì, Natalinho, vero, vero, ha fatto ancora un'altra partita bellissima. E sto lì di fianco a lui sempre, fino alla fine. Hai avuto un'idea di quello che è il campionato italiano stasera, no? Sì, sì, un bellissimo campionato. Latina ha giocato una gran pallavolo, complimenti a loro. I bravi siamo stati noi, secondo me. Adesso la Lube è al secondo posto, ha agguantato Modena, si giocherà tutto nello scontro diretto probabilmente dell'ultima di regular season, tra due settimane. Ma certo, io devo allenarmi in questa settimana, stare più pronto possibile. Questo mister qua è bravissimo, mi stai trattando veramente bene e sono felicissimo veramente di tornare qui in questo campionato. Grazie. Grazie, grazie. E questo era Riccardinho. Vi ricordo che ci sarà il big match, già aperta la prevendita a Modena al Palapanini per l'ultima giornata, il 5 di aprile, è il giorno di Pasqua, ma si gioca regolarmente il campionato di pallavolo della Superlega maschile, quindi vi invito a essere protagonisti anche voi prendendo il biglietto. Invece Modena sarà poi a Verona, che ha allungato il contratto ad Andrea Gianni, che da lunedì scorso è anche il nuovo CT della Slovenia, quindi davvero bravo al nostro ex grandissimo campione. Continuiamo a parlare però di giocatori, lo facciamo andando a sentire Torres, perché prima abbiamo ricordato Molfetta ufficialmente nei playoff a due giornate dal termine della stagione regolare, si è festeggiato con i tifosi, ma c'è anche uno dei giocatori che commenta questo successo. Maurice Torres, opposto di Molfetta, insomma, playoff raggiunti, obiettivo importante per Molfetta e per questa tifoseria. Sì, è veramente molto importante per noi, perché questa è la storia di Molfetta, adesso comincia
Speriamo noi possiamo giocare bene le ultime due partite contro Macerata e Perugia e entriamo il playoff e gioca bene contro qualche squadra. Per noi questo è l'obiettivo e noi abbiamo fatto una buona cosa. In Italia ci sei già stato in passato, ma quest'anno a Molfetta è risultata una stagione già importante per te, poi ci saranno anche i playoff, insomma, che stagione è stata questa per te? Questa è una stagione veramente importante perché ho giocato in Latina l'anno scorso, però non ho giocato benissimo e quindi io sempre voglio giocare in Italia e pure io voglio giocare bene per la nostra squadra, per i nostri tifosi, per la nostra società e noi abbiamo fatto bene oggi anche la seconda parte della stagione. Questa è difficile per fare con tanti bravi squadri, però abbiamo fatto bene e quindi vediamo che noi possiamo fare nel futuro. Che ne pensi del campionato italiano? È un campionato forte, anche un campionato comodo perché l'Italia è un paese bellissimo dove può mangiare bene, il tifosi sempre bene, eppure c'è giocatori veramente forti. Speriamo che più persone ritornino all'Italia per giocare, per subire il campionato un po'. Porto Rico ha dato un dispiacere all'Italia ai mondiali. Cosa hai pensato al tuo ritorno qui in questo campionato? Io trovo bene quando io ho ritornato. Qualche persona ha ricordato che io ho fatto bene contro l'Italia, noi vinciamo contro l'Italia, però un momento veramente importante in mia vita, nella storia di Porto Rico, perché noi mai abbiamo vinto contro l'Italia. Quindi questo è un scalo per noi nel futuro, speriamo che noi possiamo fare meglio. Abbiamo parlato dei nostri giovani, un Gianotti che fa 23 punti nel successo di ieri di Padova su Piacenza, due delle squadre che poi non giocheranno i playoff. Anche questo è una bella crescita di un giovane che negli ultimi anni davvero si sta ponendo alla ribalta del nostro movimento. Beh, assolutamente sì, e puntare sui giovani è una cosa fondamentale, soprattutto adesso che il movimento ha bisogno di nuove iniezioni di atleti di massimo livello. Lo state seguendo, Gianotti? Abbiamo avuto l'anno scorso anche collegato con noi. No, però so che sta esplodendo lentamente, non troppo lentamente, quindi fra un po' anche Bevuto ci darà un'occhiata sicuramente, credo. Non è stato convocato ancora. No, non ci sono ancora le convocazioni, non è che non è stato convocato. No, lui è nel gruppo prima di... perché sai che no, non ricordo, c'è un gruppo di italiani, no. Infatti volevo chiedere, dall'aria mi è scappato, cosa ne pensava di questo gruppo di emergenti che è stato convocato un paio di settimane fa, che abbiamo visto un'intervista da Bevuto, ma glielo chiediamo la prossima volta. Allora andiamo invece a sentire da parte Piacenza, come sapete qualche settimana fa è arrivato l'esonero di coach Radici, c'è Camperi sulla panchina, non sta andando benissimo, non è certo colpa del nuovo allenatore che si è trovato proiettato in questa realtà della Superlega, sta cercando comunque di terminare nella maniera migliore la stagione, i problemi sono ben altri, lo sappiamo tutti, ma andiamo a sentire quindi il coach di Piacenza al termine di Piacenza-Padova 1-3. Marco Camperi, la cosa strana sono soprattutto i primi due set in cui in pratica non avete giocato. Ma guarda, ci siamo detti in settimana che questa era ancora una finale, o almeno la matematica diceva così. Credevo fossimo pronti, uso il plurale perché anch'io credevo fossimo pronti per dar battaglia, sapendo di incontrare una squadra che ha fatto vedere tutto l'anno di lottare e difendere molto, tenere le azioni molto lunghe. Invece ci siamo lasciati sorprendere, quasi un po' depressi dal fatto che nonostante ricevessimo bene facessimo fatica in attacco. Quando abbiamo capito che anche noi dovevamo continuare a stare lì e tirare fuori con le unghie quello che avevamo, siamo riusciti a riaggapparci alla partita e purtroppo per alcuni episodi non siamo riusciti a portarla al quinto.
Questi primi due set erano la testimonianza che forse non ci credevate più, anche perché obiettivamente era molto ma molto difficile poter raggiungere i playoff. Ma guarda, non sono d'accordo, è l'impressione che hanno dato questi due set. Io ai ragazzi non devo rimproverare niente, perché in settimana, pur con qualche assenza e qualche problema fisico, i ragazzi hanno dato più del 100% di quello che potevano, non hanno fatto pesare niente in allenamento quando mancava della gente, e chi era fuori ha dato il 100% per rientrare il più presto possibile. Purtroppo siamo entrati tardi nel clima di battaglia. Cos'è, la stagione delle occasioni perse, forse, non lo so. Adesso mancano due partite inutili per qualsiasi obiettivo, però le dovete giocare, dovete giocarle al meglio, ovviamente. Ma noi intanto giocheremo e onoreremo il campionato fino alla fine, e credo che anche i ragazzi vorranno comunque lasciarsi dal pubblico nel modo in cui hanno fatto vedere almeno negli ultimi due set, e almeno questo glielo dobbiamo. Paolo prima ricordava insieme a Lorenzo Dallari l'impegno delle coppe delle nostre squadre. Ci si sta giocando il primo posto al termine della stagione regolare, che regalerà la Champions l'anno prossimo, ma intanto ci sono due semifinali da onorare. Domani Trento in Polonia giocherà la semifinale di Coppa CEV, invece mercoledì Ravenna sarà protagonista in Portogallo per poi giocare a Forlì il 29. Davvero quindi un fine settimana intensissimo per le nostre formazioni. Andare comunque in finale male non fa, anche se non è la Champions. Nessuno risponde? No, io stavo pensando a Ravenna, perché in effetti mi fa veramente i complimenti, perché sembrava che fosse una coppa di Serie B, che l'altro anno l'hanno presa per miracolo con una vittoria al tie break incredibile nel finale, eccetera. Invece stanno onorando questa coppa facendo dei risultatoni, quindi veramente credo che in teoria l'hanno già vinto, perché se arrivati lì è già un risultatone. Poi l'appetito viene mangiando, e quindi complimenti per questa cosa qui, e complimenti anche alle altre squadre, perché diceva Dallari che è considerato così a livello di Champions, insomma, è stato un po' un passo falso, però insomma lo stiamo recuperando poi nelle altre coppe, quindi credo che l'Italia comunque emerga lo stesso. Poi il livello del campionato, abbiamo sentito questi due stranieri parlare in modo fantastico, tra l'altro è stato un inno alla vita secondo me l'intervista di questi due ragazzi qui, belli, solari, tranquilli, contenti, e se questa è la prova del campionato italiano credo che non ci occupa che tenga, insomma. Allora, andiamo a sentire Mengozzi, Stefano Mengozzi del Ravenna, come commenta la sconfitta patita ieri, ma soprattutto presenta la semifinale di Challenge Cup. Stefano Mengozzi, allora un tie break a Molfetta che significa playoff per voi, un punto per voi, una sconfitta qui, ma testa avanti perché ci sono tanti impegni per voi tra campionato e coppa. Sì, era il nostro principale obiettivo, quando eravamo sotto 2-0 ci abbiamo creduto fino alla fine, è stato importante fare questo punto e essere dentro i playoff. È la mia prima volta, quindi fino a 1, quindi sono contento, nonostante la sconfitta sono molto contento. Ora testa subito alla Coppa, si va in Portogallo in settimana. Sì, partiamo già martedì mattina, quindi adesso ci spettano 8 ore di tornare a casa, sarà una settimana un po' pesante. Però siamo carichi, vogliamo cercare di fare il risultato subito in Portogallo e cercare di stare un po' più tranquilli quando loro verranno a Ravenna. Una stagione ricca di motivazioni quella di Ravenna. Sì, ci eravamo dati questi tre obiettivi, e Coppa Italia, i playoff e andare almeno in semifinale di Coppa Europea. Per adesso siamo ancora dentro tutti e tre, insomma, Coppa Italia ci siamo andati, i playoff li abbiamo raggiunti oggi, vediamo di giocarci fino alla fine questa Coppa Europea, che è un obiettivo a cui teniamo molto. Quali le tue prospettive? Vediamo, adesso è una squadra che gioca bene, il Portogallo ha vinto anche la Coppa di Portogallo, quindi non sarà una trasferta facile, però noi siamo carichi, dai, credo che l'abbiamo dimostrato anche oggi, nonostante la sconfitta al photo finish, però siamo contenti, dai. Che squadra è questa Ravenna? Una squadra che, non lo so, punta a vincere la Coppa, dai, e poi a stare a giocarsela fino alla fine anche nei playoff. La tua stagione? La mia stagione per adesso penso abbastanza positiva, dai, sono contento, come ho detto prima è la prima volta nei playoff, quindi sono molto contento. Questa era Stefano Mengozzi di Ravenna, in bocca al lupo alla squadra romagnola e a Trento, appunto questa settimana semifinale per loro. Apriamo invece la classica e tradizionale finestra sulle nostre squadre di Serie B, perché se ormai sta terminando la stagione regolare della Superlega e della 1 femminile, in realtà è terminata quella 2 ieri maschile, con Reggio Emilia qualificata per i playoff, Ortona prima della classe, giocheranno proprio il prima e ottava. Noi abbiamo ancora tanti punti da segnare. Da segnare tanti, vediamo dove arriviamo con queste squadre, con queste formazioni di B.
Ripeto, ancora l'unica in testa alla classifica è solo la squadra di Imola, che nonostante la sconfitta ha mantenuto la prima posizione in classifica, e speriamo che almeno una squadra del territorio della nostra provincia riesca a vincere un campionato. Le B1 con risultati alterni si alternano, talvolta vince una in casa e fuori casa fanno un po' fatica tutte. Vediamo, fino alla fine c'è ancora la possibilità matematica di accedere ai playoff. Non so quanto le due squadre, l'MT e la Coveme di San Lazzaro, riescano a raggiungere questo obiettivo, che potrebbe essere un obiettivo possibile per entrambe. E nel maschile sappiamo sempre le difficoltà della SUAI, ma penso che la stagione serva per imparare tanto e per essere un trampolino per fare crescere quei tanti giovani che comunque la squadra ha all'interno e che soprattutto sono della nostra città, sono di Bologna, e questa è una cosa importante che lascia pensare a un futuro più rosa, per roseo. Il femminile e roseo per il maschile, esatto. Imola, ma la sconfitta in ha perso ieri fuori casa, però mantiene la testa della classifica e confidiamo che possa raggiungere il risultato migliore, cioè quello della promozione alla categoria superiore. Paolo, quante trasferte hai ancora in Romagna? Così almeno capiamo quanti punti lasci per strada, poi da lì ripartiamo. È una tassa da pagare questa. Prima volevo un attimo integrare il discorso di Rosario, perché la SUAI effettivamente ha sì perso 3-1, ma con Selic, ma giocava contro un certo Sirri, praticamente giocatore di A1 trapiantato lì, mentre invece domenica scorsa aveva vinto, quindi la fiammella c'è ancora, la speranza di salvezza c'è ancora, e soprattutto sta maturando sicuramente i giovani, tutti i vari Lorenzo Casadio, Pinali, eccetera, quindi diciamo comunque contenti di questi cugini e qualcosa di più di come stanno comportandosi. Per tornare alla domanda della Laura, questa abbiamo fatto il tris, la terza sconfitta in terra di Romagna, questa aggravata dal fatto che anche all'andata con questi di Savignano, di Rubicone, aveva perso 3-0 in casa. Si vede che non li possiamo proprio sopportare, ma ci sono due motivi per cui succede questo. Il primo è che non siamo più la sorpresa all'inizio campionato, perché dobbiamo lottare per non retrocedere, stiamo lì ancora in lotta per un posto di playoff, e il secondo motivo, che è un po' più tecnico, è che adesso siamo impegnati ai massimi con l'Under 19, quindi questi ragazzi hanno un doppio sforzo notevole, perché siamo finiti nella fase regionale dopo aver dominato il campionato provinciale. Siamo finiti, abbiamo guadagnato, cioè, sembra che... Hai ragione, mi sono espresso male. Un esito finale. Questi giocatori si impegnano tanto, il presidente che dice... Hai ragione, siamo finiti, volevo dire siamo capitati, cioè è il momento di, diciamolo meglio, comunque sì. Il cartellino giallo a Penazzi, è il momento della fase regionale, siamo andati a espugnare addirittura il campo di Ravenna, praticamente di A1, 3-0, il campo di Forlì, anche lì dove gioca la 1-3-0, il campo dell'Anderlini, che è praticamente collegati di Modena, di A1-3-0. Quindi questi Under 19, che sono gli stessi che fanno la Serie C, si stanno spremendo come limoni, si può dire come limoni o è offensiva, no? si stanno impegnando molto, ecco, tradotto, si stanno impegnando molto sotto pancia. Le forze della Laura, perché io sono più spanzo, più tifoso, e quindi ci sta che questo doppio sforzo fa sì che insomma sono un po' in difficoltà a livello della Serie C, dove comunque stanno comunque facendo bene, Romagna a parte. Adesso la prossima partita sarà col Budgo in casa, speriamo di rifarci allora. E quindi palla Copernico alle ore 18:30, un altro derby, Zinella Junior contro Budgo. Allora invece torniamo a parlare un attimo della femminile, perché ieri le sorprese non sono mancate, con la prima e la seconda entrambe sconfitte. Novara ha perso infatti con Conegliano, ma rimane prima del campionato, battuta d'arresto anche per la Liugio, che invece si è arresa a Busto Arsizio. Come abbiamo sentito, Busto Arsizio che continua anche la sua avventura in Coppa. Andiamo a sentire però il capitano delle bianconere, Francesca Piccini. Wow. Francesca, ci eravamo visti a Rimini, Coppa Italia, lì eravate uscite vittoriose, questa volta però il risultato è diverso. Cosa è successo oggi? Ma è stata una partita un po' strana, sia dalla nostra parte che dalla loro. Non è stata una partita brillante, ecco, a parte l'ultimo set, che comunque è stata più lottata, perché primo set più noi, secondo loro, è stata un po'... Secondo set vostro stranissimo. Sì, no, infatti, blackout totale. E comunque con una squadra, una signora squadra come Busto, non bisogna mai abbassare la guardia. Una partita strana, però merito questa vittoria di Busto. La
La vostra stagione regolare si sta concludendo, un'ottima stagione, un secondo posto, però al prossimo incontro, ultimo Casalmaggiore. Ancora il secondo posto non è consolidato, sarà una partita difficilissima e noi cercheremo in tutti i modi di portare a casa il secondo posto con una squadra come Casalmaggiore che ha dimostrato di fare dei buonissimi risultati e di giocare una buona pallavolo. Sempre in prospettiva playoff, questo Novara si può battere? Ma penso che si può, non c'è. Si può, basta fare meno errori di loro, però penso che non è così imbattibile, ecco. Poi non posso esimermi dal chiederti, dall'alto della tua esperienza, una Final Four con Yamamai presente a Stettino, come la vedi? Io tiferò perché è da tanto tempo che non andava in Final Four una squadra italiana, quindi in bocca al lupo a Busto e speriamo di portare i colori italiani in alto ancora. Grazie mille Francesco. Prego, ciao. E così ho fatto contento anche Paolo Penazzi questa sera. Sì, veramente una bella visione è stata. Vabbè. Siamo in conclusione di questa puntata. Grazie Paolo. Di Top Voli, grazie ad Alessandro Lamantia. Allora, ricordiamo le due date ulteriori. 12 aprile e 26 aprile al Savoia di Bologna. Se uno volesse assistere può, bisogna solo avere il tesserino arbitro. Va bene, come l'ho detto, fate conto di non aver saputo nulla, oppure prendete il tesserino da arbitri e iscrivetevi ai corsi. Ottimo spot. Questo è. Vi aspettiamo però sui campi perché appunto senza di voi non si va a giocare, quindi grazie ad Alessandro Mattia, grazie tutto a te, lo staff Laura, arbitrale, a tutti voi. Non solo quello regionale dell'Emilia Romagna. Grazie al presidente della FIBA Ava Bologna, Rosario Palladino. Grazie. Ti aspettiamo a te, lunedì però per farci gli auguri. Certo. Assolutamente sì, Paolo, prima in bocca al lupo allora per sabato. C'è per bisogno, ma non prendo il tesserino, mi avete fatto tutta questa torta, ma non prendo il tesserino. Lo voglio in quella vecchia causa. È grazie a vecchio. Tutti voi, grazie a Lanza in regia quest'oggi. L'appuntamento come sempre anche su YouTube con tutte le nostre puntate, ma vi aspettiamo lunedì prossimo sempre su DTV e tutte le altre nostre emittenti, 22:20 del lunedì e poi le varie repliche durante la settimana. In collaborazione con...